Oh, questo è uno di quei giorni dove non ho idee, non so che video fare. Per cui, innanzitutto, dobbiamo vincere questa partita. E poi andremo a vedere tutte le mie skin. Così, un video reaction per andare a vedere quali skin ho, quante ne ho. A qualcuno di voi interesserà? Probabilmente no. Però il video lo faccio lo stesso. Magari scopro di aver skin che manco mi ricordavo di avere. Soprattutto chissà anche quante ne ho. Mi piace, idea semplice ma al suo fascino. Ma poi intanto siamo cesesti bellissimo, senza aver fatto niente. Vinciamo la partita senza fare niente, a quanto pare. Magari Shelly... non è... grande kit, così mi piace, golosissimo. Niente, alla fine Shelly ha avuto la meglio, però... se... bello. Ma vuoi vedere che alla fine vinciamo veramente la partita? Io mi sarei accontentato di un quarto posto, però se vogliamo anche vincerla non è male. Tu, Dynamite, cioè, che vuoi fare di preciso? Non ho capito. Tu e i tuoi trick ancestrali. Guarda, se ti riuscissi a prendere ancora con questa, giustamente tu hai... ah, no, ma ha preso! No, 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 no. Non ci provare. Si può fare. La cosa è non farsi fregare dal bro che salta. Soprattutto non è che qua c'è qualcuno camperato, vero? Pare di no. Amico mio, cioè, tu va bene, fai i tuoi trick, ci sta. Questo è il clone, ovviamente. Però non so quanto ti convenga, ecco. Fu così che il bro mi riuscì a fregare. Soprattutto occhio perché ha ancora i gadget a sua disposizione. E ok, buona. T'ho detto io. Dai, che fare sti salti? Potevi fregarmi così facilmente. Allora niente, alla fine si è lasciato andare. Mi piace. Beh, che comunque questa qua, a proposito di skin, è già una skin che ho trovato anche in un drop, direi. Ma ad ogni modo andiamo a vedere il primo drop. Che sia mai che ci dà una skin? Ma ovviamente no, figurati. Allora, vediamo un po'. Partiamo proprio dall'ordine base. Ecco, così. Quindi Shelly, primissimo brawler. Vabbè, già qua vediamo una Shelly Squadbuster skin, che in teoria dovreste avere tutti. Per il resto abbiamo, beh, Shelly bandita. Anche questa in realtà è una skin che per i nuovi giocatori viene regalata fin da subito. Io in quanto G-player non l'ho avuto in regalo, ma l'ho trovata mi pare in un drop. Poi, Shelly Stellare, questa qua è una delle skin più rare del gioco, che vi ricordo che, come c'è scritto anche qua, la possiedono tutti gli account creati prima del 2019. Quindi tanta roba. Per il resto abbiamo Shelly Strega, che era di Halloween. Che poi, anzi, se vogliamo fare le cose fatte bene, adesso vado in un secondo account dal telefono, così vediamo se alcune skin sono shoppabili con i bling. Nel caso in cui non lo fossero, capiamo almeno se sono skin rare. Ecco, tipo tutte queste di Shelly, anche quelle dopo, Shelly PSG, Principessa Shelly, Shelly classica, anche non mi ricordavo di aver questa, Shelly danzatrice del vecchio passo, Shelly Squadbuster. Tutte queste skin, a parte Shelly bandita e Shelly PSG, non sono disponibili nel catalogo. Shelly classica, poi anniversario del 2022. Vedi, anche questa abbastanza rara. Di Shelly sì, ce ne sono un bel po'. Molto bene, ma procediamo adesso con Nita, e anche nel suo caso ne abbiamo parecchie. Nita Nian, che è leggendaria. Abbiamo Nita Orsetto Gommoso, Nita Mecha Godzilla, che è l'ultima uscita, e basta. Ecco, tipo questa qua, Nita Nian, quella leggendaria, è un'ottima skin perché adesso nel catalogo ce l'abbiamo, sì, però abbiamo il suo recolor. E soprattutto è epica. Com'è possibile? Questa qua è leggendaria, no? Ah no, è epica. Ma perché pensavo fosse leggendaria? Vabbè, come non detto, ad ogni modo, ecco, vedi, come vi stavo dicendo, questo è il suo recolor, ma questa qua non è più shoppabile. È sì di classificata, però non si può trovare nei drop perché al suo posto c'è il suo recolor. Poi procediamo con Colt. Ecco, anche nel suo caso ci sono una valanga di skin. Abbiamo Colt, Colt Rockstar, Colt Fuorilegge, Pistolero, Colt della giungla, Colt Angelo Oscuro, e basta, le altre non le ho. E anche nel suo caso Colt Pistolero è una skin rara, avuta in un vecchio Brawl Pass. Rara perché non c'è nel catalogo, magari ci sarà più avanti con un recolor, e quindi bene. Poi Bull, e anche nel suo caso ne abbiamo diverse interessanti. Abbiamo, vabbè, quelle dedicate al football, sia quella rossa che blu. Abbiamo Bull Re Barbaro, anche questa dovrebbe essere una skin abbastanza rara, data gratis in un anniversario. Questa qua era di un vecchio pass. Bull Leone, Bull Boss Malvagio, e basta. E infatti, come vi stavo dicendo, questa e questa non sono disponibili nel catalogo, quindi anche nel suo caso qualcosina di raro abbiamo. Andiamo adesso con Brock. Vabbè, qua abbiamo ovviamente tutte le nuove. Questa qua però era di un vecchio pass, anche se è molto simile a quest'altra. Ma ad ogni modo abbiamo anche Brock vecchia scuola, che è rara, non è nel catalogo. Tutte le colorazioni della skin Brock Super Ranger. E poi vabbè, le altre che non ho. Procediamo con il primo. Qua abbiamo il primo oscuro, e l'atomico, e il tigro, e il corazon, e il maggiordomo. E a quanto pare questa qua è il tigro, che appartiene al tema della mischia lunare. Era una skin esclusiva, in questo momento nel catalogo non c'è. Poi andiamo col bombardino, non penso di avere chissà che roba. Abbiamo il bombardino d'oro, beh, bombardino stregone del Super Saiyan D, bombardino taglialegna, e lo stregone rosso, solo unicorno e gran maestro bombardino. No, in realtà le ho tutte, a parte quella argentata dorata, non pensavo. E attenzione, perché anche nel suo caso questo
questa skin, il Gran Maestro Bombardino, sempre della mischia lunare e non c'è nel catalogo. Poi andiamo avanti con Pocio. Abbiamo Pocio Romanticone, Pocio Star e Pocio CCTV. E Pocio Star, in quanto skin di un vecchio pass, anche questa è rara. Poi Rosa. Abbiamo Rosa di Halloween, molto bella questa skin. E Maggiore Rosa, solo due ne ho. E pazzesco, ne ho due, entrambe rare. Maggiore Rosa era di un vecchio Brawl Pass, mentre quella di Halloween, vabbè, per l'evento di Brawlwin. E tutte e due queste skin nel catalogo non ci sono. Poi abbiamo Jessie, anche di lei dovrei avere molte skin. Abbiamo Jessie Cavaliere Nero, Jessie Allena Draghi, Jessie Scadi. Ah, soltanto tre? Mi ricordo male le cose. E a quanto pare questa Jessie Allena Draghi è una skin rara. Rosso di sera è il tema, che non so che cosa sia. E a quanto pare skin che è super rara e nel catalogo non c'è. Poi abbiamo Dynamike, e anche nel suo caso ne ho veramente tante. Chef Dynamike, Dynamacchina, Dynamike Facchino, Mike VSG, Dynamike Camuffito, Dynamike Classico, Dynamike Pascià e basta. Ci sono veramente tantissime skin anche di lui. Dynamike Facchino, che skin... ah, è del pass, ok, quindi è rara. Poi abbiamo Dynamike Classico, anche lui rara, che è stata, credo, regalata nell'anniversario del 2021. E poi, vabbè, Dynamike Pascià, che può uscire solamente nei Ranked Drop. Tic! Allora, abbiamo Tic Regranchio e Tic Pupazzo di Neve. Pensavo che questa non fosse rara, invece lo è. Tic Pupazzo di Neve, che arriva dal tema natalizio, nel catalogo non c'è. Poi 8-bit abbiamo... ah, solo questa, V8-bit. Questa non credo sia rara. E invece sì, questa skin non è nel catalogo. Retropoli di notte è il tema. Va bene. Poi, oh, magari potrei sbagliare qualcosa, però io qua sto guardando il catalogo di tutti i vari brawler apposta per assicurarmi di quello che dico. Qua non c'è, quindi ok. Poi procediamo con il Borrico. E qua abbiamo Re Stecca, Stecca Brigante, Stecca Gallo, Stecca Lucciola e Stecca Boss Finale. Vabbè, Stecca Boss Finale intanto si trova solamente nei Ranked Drop, skin che a me piace moltissimo. Stecca Brigante ovviamente è una skin rara che è stata regalata nell'anniversario del 2019 addirittura. Questa qua forse a livello di rarità viene subito dopo Shelly Stellare, sempre tra quelle che abbiamo visto per ora ovviamente. Poi per il resto in realtà basta, quindi ottimo. Anche nel suo caso qualcosina di buono ce l'abbiamo. Beryl, beh, qua qualcosa di raro c'è per forza. Abbiamo questa che, vabbè, intanto è di un pass e infatti è rara. Poi abbiamo Beryl Mega Cassa, anche questa è rara, che è stata data non so in che evento. Stessa cosa anche per Beryl Cassa Omega, entrambe skin rare. Poi abbiamo Beryl Cupcake, che non è rara, e basta così. Poi procediamo con Penny, dove abbiamo Penny Pasqualina, Penny Leprenera, Penny Signora dei Procioni. No, tipo di lei non abbiamo nulla di rara. Tre skin ma niente di veramente corposo. Beh, ci può stare. Vediamo con Carl. Abbiamo Carl Surfista, Carl Motociclista, Carl Goblin. Carl Surfista è rara perché è una skin di un vecchio pass, mentre le altre due nulla di che. Poi abbiamo Jackie, anche di lei dovremmo avere tante skin. Jackie Operaia e Jackie Postina di Natale, perché anche nel suo caso mi ricordavo di averne di più, non si sa. Jackie Operaia nulla di che, ma Jackie Postina di Natale appartiene alle skin delle feste di chissà che anno fa, quindi ottimo. Poi abbiamo Gas, penso di avere neanche una skin di Gas. Beh, in effetti di Gas non è che ci sia chissà che, però molto male questa cosa. Procediamo con Bo. Di lui però ne abbiamo tante. Certo, abbiamo Bo Mecia Bianco, Mecia Dorato, Bo Diabolico, Bobbo Natale, Bo Vespa. Ovviamente Bobbo Natale sempre skin delle feste, quindi molto buona. Per il resto invece niente di che. Andiamo avanti con Ems, dove abbiamo Ems Ragacciazza, Ems Argentata e Ems Harajuku. Nel suo caso non abbiamo nulla di raro. Poi Stu, abbiamo Stu Senza Testa, Stu Sportivo e Stu Babbo Natale. Vuoi vedere che queste qua sono tutte tre rare? No, in realtà Stu Sportivo non lo è, ma le altre due sì. Questa qua chiaramente appartiene al tema del Brawlowin, mentre l'altra sempre delle feste di Natale. Anche di Piper dovremmo avere un bel po' di skin. Piper Rosa, Piper Calavera, Piper Cupido, Piper Mariposa e Piper Portabandiera. Come immaginavo, l'unica rara è questa, che appartiene sempre al tema di Brawlowin. Bellissima skin, infatti la seleziono pure. Poi abbiamo Pam. Vabbè, nulla di che, abbiamo solo Pam Broker, che chiaramente non è rara. Frank, anche nel suo caso ne abbiamo diversi interessanti. Abbiamo DJ Frank, Frank delle feste e Frank Cavaliere Infernale. Anche se l'unica rara è questo qua, Frank delle feste, sempre delle skin di Natale. Molto bella, selezioniamola. Vedi, con la scusa almeno sto andando a selezionare di ogni brawler solo skin rare se ne ho. E ci sta così, anche in game flexiamo un po'. Poi abbiamo Bibi con Zombibi e Bibi Ribelle. Nel suo caso non ho nessuna skin rara. Procediamo con Bea. E anche nel suo caso ne abbiamo diverse. Abbiamo Bea Coccinella, Scarabea e Bea Neko. Però nessuna di queste è rara. Poi di Iris non abbiamo niente. Ah beh, sì, abbiamo Iris Retro. Perché non l'avevo selezionata? Ad ogni modo non è nulla di che. Poi Edgar. E anche di lui ce ne sono parecchie. Edgar Pugnolesto, Edgar
Edgar Orochi, Dottor Edgar, Edgar Eroe Mascherato, Edgar Mecha ed Edgar Ladrone. Edgar Orochi è una skin rara, beh, giustamente della mischia lunare, ci sta. Tutte le altre invece nulla di che. Poi di Griff abbiamo, vabbè, lui Griff slitta, che è delle feste, quindi è rara. Nel dubbio controllo, infatti sì, è una skin rara. Poi abbiamo Grom, con soltanto Gromenstein, e in quanto di Brawl win è rara. Bonnie, abbiamo soltanto Imperatrice Bonnie, bella skin ma non è rara. Gelindo, ecco lui che tipo è il primo brawler del Brawl Pass, Gelindo Mercante, ovviamente rara. Poi abbiamo anche Gelindo Schiaccianoci, che però non lo è. Poi Colette abbiamo, allora, Colette Maligna, Colette Maid Rosa, Verde, Bionda e basta. Vabbè, le tre Maid chiaramente sarebbero rare, anche se sono uscite da poco in due Brawl Pass fa. E poi in realtà anche Colette Maligna è rara, perché anche lei appartiene a un vecchio Brawl Pass, in teoria al suo, che era della stagione 3, mi pare, 4? Non ricordo bene. Poi procediamo con Belle, anche nel suo caso chiaramente abbiamo Belle Mano d'Oro, che è la sua skin del pass ed è rara, e poi Belle Velenosa, che non lo è. Procediamo poi con Ash, anche lui ovviamente tutti i vecchi pass avendoli shoppati, una skin rara ci sta per forza, che nel suo caso è questa qua, Ash Ninja, molto carina. Forse l'unico pass che non ho finito ai tempi fu quello di Sam, poi vediamo. Ad ogni modo, a parte questa, abbiamo Ash Pizzaiolo, Ash Pentolaccia, Ash Krampus, che in realtà questa qua non è delle feste ma di un inverno tetro, quindi a parte Ash Ninja le altre non sono nulla di che. Poi Lola, dove abbiamo soltanto Lola Ribelle, che è rara, è del suo pass vecchio. Poi abbiamo Sam, che come vi dicevo prima ho soltanto questa qua, Sam Clown del Male, che ovviamente non è rara. Poi Mandy, con solo Mandy Magmatica, che è la sua skin del pass, molto bella e soprattutto rara. Maisie, anche nel suo caso abbiamo soltanto Maisie Regina della Giungla, che è quella del suo pass. Poi abbiamo Hank Guacio, che non è niente di che. Abbiamo Pearl con Pearl Sottomarino. Ah no, in realtà questa qua è del pass. Mi ero totalmente dimenticato che lui fosse un brawler cromatico, in quanto tale è rara. Poi ultimi due epici, ovvero Larry e Lori con nessuna skin nel suo caso. Poi Angelo con, vabbè, anche nel suo caso niente. Perfetto, epici finiti così. Poi passiamo ai mitici. Abbiamo Mortis con Mortis da Galà, Mortis da Spiaggia e Mortis Mecha. Mortis da Galà è rara. No, non è rara. Questa qua è una skin che, cioè, non è considerata skin, mi pare. È una variante che hai col cappello e senza. Qua nel catalogo non me la segna, però penso sia così. Procediamo poi con Tara, con Tara Occhio Siderio, Tara della Tempesta, Tara Gamer Rosicona e Tara Ninja Futuristica. Allora, lei, Tara Gamer Rosicona, è rara. Era la skin della Brawl Star Championship del 2022. Credo si vincesse tramite le prediction della finale. E per il resto basta. Poi Eugenio con... ah, soltanto Eugenio della Palude, oh? Vabbè, poi c'è anche questa che è nuova. Vabbè, comunque Eugenio della Palude è rara, appartiene al tema di Brawloween. Poi Maxine, abbiamo Maxine Turbo, Maxine Casual, Maxine Hermes e Maxine Leopardo. Tutte skin che non sono rare. Poi Mr. P, abbiamo Agente P e Conte P. Il Conte P è rara, appartiene sempre a Brawloween. Poi Semino, abbiamo Semino Tropicale, Semino Principe di Smeraldo, Principe di Rumino e Semino Contaminato. Tutte normalissime. Poi Byron, abbiamo Byron Stregone e Byron Signore del Circo. Byron Stregone si può trovare solamente nei rank drop. Squeak, abbiamo Squeak Patata, Squeak Fantasma e Squeak Coniglio Lunare. Squeak Fantasma rara, che appartiene sempre a Brawloween. Ma quante ne ho di ste skin di Halloween? Le ho shoppate tipo tutte, bellissimo. Andiamo avanti con Lu, abbiamo Relu e Lu Rubacuori. Relu è rara perché era nel suo vecchio pass. Questa molto bella comunque, la seleziono molto volentieri. Ringhio, vabbè, abbiamo solo Ringhio Ronin, che è rara del suo pass. Poi di Bazza, vabbè, di Bazza, oddio, particolare, perché ho Buzz Canaglia, ok, è rara del suo pass. Poi Buzz Regista, che si può trovare nei rank drop. Poi abbiamo Buzz Kaiju, nulla di che. Queste qua di Buzz sono dello scorso Brawl Pass, mi pare. E il trio di Buzz Godzilla, averle tutte e tre è tanta roba. Anche questo è abbastanza rara come cosa. E per il resto nulla. Ecco, Buzz penso che sia il brawler che ha più skin rare, in teoria, tra almeno quelle che possiedo, chiaro. Io però per ora vi tengo Buzz Godzilla nero, che è stupendo. Poi abbiamo Fang con Fang Furioso e Fang Polpo. Fang Furioso è del suo vecchio pass, per cui è rara. Eve, stesso discorso direi con lei, Eve Spinosa, l'unica skin che ho. Poi Jeanette uguale, abbiamo Jeanette Valkyria del suo vecchio pass, poi Jeanette Forza G e Jeanette Fata Oscura, che poi, oddio, in realtà stavo guardando, ma Jeanette Valkyria è anche possibile shopparla con i bling. Non vorrei che alcune che ho guardato prima, tipo questa, nel dubbio faccio un check, perché magari, eh no, vedi, anche questa qua si può shoppare con i bling. Quindi magari alcune che vi ho detto, diamo anche questa di Fang, alcune che vi ho detto prima adesso sono shoppabili comunque, per cui non tutte tutte sono rare. Nel caso di Fang, tipo questa Fang Furioso, non è
è possibile shopparla. Vabbè, ad ogni modo andiamo avanti con Otis. Vedi, anche lui ho solamente Otis on. Ah no, che non è del pass, ma è del clan degli Ayakashi, e che non è rara. Quindi anche nel suo caso era quel periodo in cui giocavo a Stumble Guys e non ho finito il pass. Va bene, poi abbiamo Buster, e anche lui abbiamo soltanto Buster Crocodile, che chiaramente non è rara. Poi Grey abbiamo, vabbè, Grey Detective non è rara, l'ho trovata in un drop. Poi di RT abbiamo, vabbè, lui che era anche nell'evento delle uova, nulla di che. RT Cremesi dovrebbe essere rara, nel dubbio controllo, e no, non lo è. Dovrebbe, ma non lo è. Poi abbiamo Willow con Willow Axolot e Willow Scorpione, entrambe nulla di che. Poi Doug abbiamo, vabbè, Doug Drago, nulla di che. Chuck, mi sa che non ne ho, infatti, non bene. Charlie, abbiamo Charlie Regina delle Rose più anche Incredible Charlie. Vediamo se questa qua almeno è rimasta rara. Ok, questa qua lo è, molto bella tra l'altro. Poi abbiamo Miko, non ho shoppato niente, perché non ho questa? I bling ce li ho, sicuramente in un prossimo video si va a prendere. Poi Melody con niente. Ultimo mitico, cioè Lily, e abbiamo, vabbè, Frago Lily, che chiaramente non è rara. Oh, passiamo adesso ai brawler leggendari. Vediamo un po'. Spike ho tantissime skin. Spike Sakura, Spike Automa, Spike Tronco di Clash Tale, che è credo rara, poi dopo vediamo meglio. Spike Cartone e Spike Cactus. Esattamente come immaginavo, questa qua è delle feste, ovviamente rara. Poi Corvettino, anche nel suo caso è un bel po'. Abbiamo Corvo Bianco, Corvo Fenice, che è stata la mia prima skin preferita, anche una delle prime che ho shoppato. Poi abbiamo i due Mecha e Capitan Corvo, e di lui purtroppo di raro non abbia niente. Di Leon invece abbiamo, vabbè, Leon Lupo Mannaro, adesso ci dovrebbe essere il recolor bianco, e poi vabbè, Leon Argenteo. Che oddio, in realtà nel catalogo non mi esce neanche il suo recolor, non so perché. Vabbè, comunque questa qua è rara, ok, anche di più di quella bianca, ovviamente. Poi abbiamo Sandy con Sandy Dormiglione e Sandy Golosone, purtroppo niente di che. Poi Ambra, vediamo un po'. Vabbè, solo Ambra Regina di Ghiacci è leggendaria, sì, ma non è rara. Di Meg invece abbiamo Meg Coleottero e Megalodonte, ma anche nel suo caso nulla di che. Energetic, beh, Energetic abbiamo il Paladino Mecha, che è rara, perché adesso quella non rara è questa qua rossa, quindi ok. Per il resto abbiamo Energetic Kong ed Energetic Kraken, crashato così a caso. L'unica rara è questa. Poi abbiamo Chester con solo questa, Chester Spirito della Foresta. Skin molto bella per questa luce sopra di lui, però non è assolutamente rara. Ne mancano solo due. Abbiamo Cordelius Fungo Parassita, che dovrebbe essere raro, e infatti lo è, giustamente è una skin del vecchio pass. Ultimo Brawler Kit. Oh, vabbè, in realtà Kit Boxer, queste tre che sono di qualche Brawl Pass fa, è ok. E basta, queste rarine, ma nulla di incredibile. Bene, abbiamo visto tutti i Brawler, tutte le skin. Ora non ho fatto il conto di quante ne ho rare, però in totale, per vedere quante skin abbiamo, basta andare qua. Sono 24 rare, e qua mi munirei anche di calcolatrice. Quindi 24 più super rare sono 66, più 89 epiche, più 10 mitiche, poca roba. Vabbè, non è che ci siano poi chissà quante skin mitiche. Leggendarie ben 11. Beh, raga, manca a farla apposta, ho 200 skin. Però aspetta, quelle argentate 2 e dorate 0. Beh, per colpa di queste argentate ne ho 202. Vabbè, comunque sono veramente tante, 200 skin su 79 brawler. Mediamente ne ho 2 per ogni brawler. Poi abbiamo visto che in alcune non ne ho manco una, in altri 4-5 skin. Comunque dai, non sono messo male, ne abbiamo tante rare, tante anche a livello di quantità generale. Fatemi sapere voi quante skin avete. Per il resto spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando un bel like, iscrizione, campanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.